Adesso vediamo che cosa cambia quando noi invertiamo l'ordine delle due scatole, prima la grande e poi la piccola. Di nuovo approssimazione di punto materiale, stavolta è la scatola grande ad essere sottoposta a due forze e la scatola piccola a una forza sola. Scriviamo quindi, come abbiamo fatto prima, le due equazioni, le due leggi di Newton. La scatola grande è sottoposta alla forza F con cui spingiamo noi, meno la forza interna F minuscola. Invece la scatola piccola è sottoposta solo alla forza interna F minuscola che esercita su di lei l'altra scatola. Di nuovo è un sistema di due equazioni in due incognite, uguale a prima, cioè l'accelerazione e le forze interne. E come prima utilizziamo il metodo della riduzione, sommando membro a membro le due equazioni, il che equivale a vedere il sistema come fosse un unico blocco, senza chiederci come è fatto dentro, che è sottoposto alle sole forze esterne. Le sole forze esterne che è soltanto la forza F da 10 newton e l'intero sistema indistinto ha una massa totale di 5 kg. Una delle due incognite con questo metodo di riduzione è sparita e l'altra è l'accelerazione, quindi il procedimento è identico a prima. Calcoliamo l'accelerazione, il calcolo viene identico a prima, sono 10 newton diviso la massa totale, 5 kg, quindi dal punto di vista dell'accelerazione del sistema non è cambiato niente. Se noi mettiamo prima la scatola grande o prima la scatola piccola, spingendo con la stessa forza, 10 newton, l'accelerazione è sempre quella, 2 metri al secondo quadrato. Vedremo però che cambiano le forze interne. Infatti, quando andiamo a sostituire questa accelerazione dentro le due equazioni precedenti per trovare la F minuscola, quindi le forze interne, nel primo caso con la formula inversa, troviamo 2 newton e nel secondo caso pure. Quindi la differenza è che adesso la forza che si scambiano le due scatole, forza interna, è minore. Questo è anche un po' intuitivo in base alla nostra esperienza quotidiana. Immaginiamo di avere due scatole molto delicate che si possono sfondare, si possono rompere al minimo contatto. Appena un esercita un po' di pressione, si potrebbero rompere. Allora, si capisce anche intuitivamente che conviene spingere la scatola grande direttamente con la forza F da 10 newton e lasciare che la scatola grande spinga la piccola. In questo modo si capisce intuitivamente che le forze interne di contatto tra le due scatole saranno più deboli, piuttosto che invece in quest'altro caso dove noi spingiamo con la nostra forza direttamente la scatola piccola e lasciamo alla scatola piccola il compito di spingere quella grande. Ecco, qui le forze che si scambiano le due scatole, anche intuitivamente, in base all'esperienza quotidiana, si può immaginare che siano più forti queste forze interne.